Il laboratorio, capitolo 3. 35 monete sono pochine. Sono realmente poche. Sarà un altro livello col coniglio? Potrebbe essere. Viste le piattaforme. 35 monete però sono veramente poche. No, no. Non è un altro percorso con la tartaruga, vero? Cinque monete sono pochissime per un livello. Ti muovi velocemente per essere così no. Prova questo. Diventiamo un pappagallo? Lo sapevo che era una rana. Non dire niente. E va bene, te lo dico. Se le rane continuano a saltare, vanno più lontano. Lo so, me l'ha già detto tuo figlio. Dove va? Dove va? Ma scusami. Non c'era della roba qua? Esatto, aspetta un attimo. Non sono mica scemo io. Che uno poi si perde via. Tre monete per il niente. Che tra l'altro, piccola parentesi, quando abbiamo fatto la rana la prima volta, la barra non era già precarica. Di solito era 1, 2, 3, invece qua fa solo 1 e 2. Fa già i primi due salti potenziati. Per qualche motivo. Boh, chi lo sa come mai. Punto di controllo. Allora, prima di proseguire. Allora, perché ho la sensazione che potrebbe essere una fregatura. Allora, aspetta. Ok, fammi vedere un attimo. Proviamoci, eh. Io ci provo. Mal che vada, perdiamo solo una tacca di vita. Uno e due. Ok, di qua. Quindi uno, due. Yes! Cacchio, che soddisfazione! Era palese, c'era una freccia, per carità. Però è sempre soddisfacente. Allora, calmi un attimo. Allora, vediamo. Forse già da qua dovrei riuscire a farcela. Uno. Perfetto. Ecco qua. È probabilmente un livello molto corto questo, della serie che proprio devi andare solo a prenderti il come si chiama, l'idolo rosso e basta, è già finito. Però siamo già qui, voglio dire. Perché dover lasciare indietro delle preziosissime monete d'oro zecchino? Voglio dire, sai quant'è il cambio adesso? Non lo so. Alexa? Quanto vale l'oro adesso? Venerdì 16 settembre, il prezzo di mercato dell'oro nel Foreign Exchange rimane costante da $1,670. Grazie di avermi detto che rimane costante, ma io volevo sapere quanto viene l'oro adesso. Troppo? È la prima volta che vedo l'animazione di morte della tartaruga e la prima cosa che penso è che è incredibile. Allora, calmi tutti. La distanza. Forse riesco già a farlo da qua. Ma vanno giù. Ok, potrebbe richiedere più tempo del necessario. Ok, di qua! Buia! No! Sono buttato di sotto. Però ho ottenuto l'idolo rosso, che era la cosa importante. Diamo un'occhiatina. Ok, ci mancano 5 monete. Non è di là l'ultima moneta? O forse sì? Aspetta. Allora, potrebbe essere qua dentro e potrebbe invece non essere lì dentro.
Ma giusto per sicurezza. Giusto per sicurezza, stavo dicendo. Faccio un ultimo giro per vedere se l'ho dimenticata da qualche parte. Allora, ho girato tutta la zona e non ho trovato nulla. Voglio credere che sia qua dentro, oppure sono scemo io che me la sono persa. È andata bene. È andata bene. E ho il potenziamento del lama. Questo vuol dire che mi trasformo? Forse mi fanno tornare indietro in forma di lama. Aspetta, ho bisogno di spazio qua. Allora, 1, 2. Ecco qua, perfetto. Allora, 1, 2. Troppo in avanti. Allora, aspetta. 1, 2, 3. Perfetto, e tutte e 5 le monete ce le abbiamo. Fine livello? Non mi sarebbe sorpreso. Sono di nuovo un lama. A cosa mi serve però la carica allora? Non lo so. Non lo so, ma io me la prendo. Non si sa mai. Magari che uno dice vuoi tornare indietro e recuperare le monete che non sei riuscito. Può essere, ma meglio non fidarsi mai troppo. Fine livello. Pappa. Papparatta da tatta.